con Aiello il mister ci ha lavorato alla grande, mentre io lavoravo su Castagna con il presidente. Il presidente praticamente ha voluto fare questo ennesimo regalo alla piazza, prendere un giocatore di una categoria sicuramente superiore che ha sposato il nostro progetto, e questo ci fa veramente piacere, come d'altronde tutti gli altri calciatori che sono arrivati in questa sessione di mercato. Sono ragazzi motivatissimi, hanno capito la bontà del progetto e soprattutto sono attaccatissimi alla maglia dell'Ischia, e quindi i colori gialloblu quest'anno credo che avranno veramente un'annata incredibile per quanto riguarda l'attaccamento ai colori sociali. Volevo chiedere se l'Ischia Calcio aveva mai sperato seriamente nel ripescaggio. Diciamo che per quanto riguarda la nostra matricola era quasi impossibile, nel senso che con tre ripescaggi e una non iscrizione al campionato praticamente c'erano da scontare ancora delle situazioni. L'abbiamo ugualmente fatto, il Presidente l'ha fatta fare ugualmente l'iscrizione, sperando, tra virgolette, che altri non facessero la domanda di ripescaggio, e quindi potevamo, ecco, rimanere nei 4-5 posti che servivano poi per accedere all'eccellenza. Per questo è stata fatta. Però purtroppo ci è stato detto che noi siamo in graduatoria, siamo praticamente quasi ultimi, se non ultimi, però noi ugualmente l'abbiamo fatta. Fino alla fine noi ci speriamo, o ci speravamo sempre. Tra i tanti endorsement che sono arrivati verso questa nuova dirigenza, c'è stato di recente anche quello di una bandiera giallo-blu come Franco Impagliazzo, che ha in qualche modo ha fatto i complimenti al nuovo progetto dell'Ischia Calcio. Come reagisce l'Ischia, ecco, a questi complimenti? Ma questo ci fa piacere, perché Franco Impagliazzo credo che sia la bandiera in assoluto, non me ne vogliono gli altri, dell'Ischia, perché veramente ha dato tanto a questa squadra, a questi colori, e credo che i tifosi se lo ricordano come grandissimo condottiero. Quindi avere complimenti da parte sua a noi ci riempie d'orgoglio, perché credo che raccoglie proprio il pensiero di tutti i tifosi ischitani. Vuol dire che stiamo facendo qualcosa di buono, noi ci impegniamo giorno per giorno. Sicuramente questo è un anno importante, perché ecco, l'anno scorso era l'anno zero, quest'anno è un anno dove noi vogliamo essere protagonisti, vogliamo cercare di vincere sul campo, di vincere questo campionato, e per poi poter sempre andare più su. Con il Presidente abbiamo un grandissimo progetto, il Presidente è una persona eccezionale, ci tiene tanto, mi ha detto una frase domenica, ha detto: io già so quando è che devo fare un investimento importante, quando arriveremo in Serie D. E quindi lui già sta programmando questo, e quando si programma vuol dire che diciamo il progetto è vincente. Io ci credo in questo progetto, perché vedo l'entusiasmo del Presidente, e soprattutto credo che in queste ore abbiamo acceso anche l'entusiasmo dei tifosi, e quello che è la cosa che a noi fa veramente piacere.